Nel periodo estivo, per ovvie ragioni anche meteorologiche, aumentano gli sbarchi e quindi aumentano i richiedenti asilo. Non si tratta ovviamente di un'emergenza, si tratta di flussi ampiamente programmati, lo sappiamo da anni. Purtroppo però non sono stati effettivamente programmati dal punto di vista dell'accoglienza istituzionale. E quindi ci ritroviamo in una situazione particolare, è una situazione difficile dove da una parte la Regione Toscana dice noi abbiamo il miglior modello possibile, il modello SPRAR dell'accoglienza in piccoli numeri diffuso sulla Regione, però questa rischia di essere, come dire, una realtà sulla carta, virtuale. Andiamo a vedere la realtà è quella invece appunto di una logica emergenziale affidata alle prefetture che pur senza bandi in molti casi danno a soggetti non competenti appunto l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei profughi. Quindi noi siamo qui per chiedere un'operazione di trasparenza. Intanto la prefettura deve iniziare a dire quali sono questi numeri, come vengono distribuiti i richiedenti asilo nelle diverse strutture, secondo quali criteri. E secondo livello deve essere fatto un attento controllo e monitoraggio di queste strutture. Noi oggi sappiamo che in molti casi i parametri di accoglienza sono completamente saltati, vi sono situazioni di sovraffollamento, non ci sono delle tutele rispetto all'inserimento sociale, all'inserimento lavorativo. Le prefetture non stanno facendo nulla, la Regione, lo abbiamo già chiesto in un atto votato all'unanimità in Consiglio, deve stimolare le prefetture per fare questi necessari controlli e per ottenere trasparenza. Purtroppo anche nella nostra Regione ci sono molti casi di malaccoglienza e questo non può essere tollerato. Noi dobbiamo impegnarci perché siano rispettati quegli elementi di base di accoglienza dignitosa che una Regione civile come la nostra deve garantire a tutti.